Capitolo 16. La profezia della professoressa Kuman. L'euforia di Harry per aver finalmente conquistato la Coppa dei Quidditch dura almeno una settimana. Anche il tempo sembrava festeggiare, con l'avvicinarsi di giugno le giornate si fecero serene e afose, e l'unica cosa che veniva voglia di fare era passeggiare nei prati e gettarsi lunghi stesi sull'erba con parecchie pinte di succo di zucca gelato e giocare qualche distratta partita a gobbiglie, o guardare l'enorme piovra che avanzava sognante sulla superficie del lago. Ma non potevano permetterselo. Gli esami erano vicini e invece di infliggere in giro gli studenti, erano costretti a rimanere al castello cercando di obbligare i cervelli a concentrarsi, mentre seducenti sbuffi d'aria estiva penetravano dalle finestre. Anche Fred e George Weasley furono visti studiare, dovevano ottenere il gufo, grado ufficiale di fattucchiere ordinario. Percy invece si prepara per il mago, magia avanzata di grado ottimale, il diploma più alto che si potesse prendere a Hogwarts. Dal momento che sperava di entrare al Ministero della Magia, doveva ottenere il massimo dei voti. Diventava sempre più irritabile e assegnava punizioni molto severe a chiunque disturbasse la pace serale della sala comune. In effetti, l'unica persona più tesa di lui era Hermione. Harry e Ron avevano rinunciato a chiederle cosa facesse a seguire più corsi contemporaneamente, ma non riuscirono a trattenersi quando videro l'orario degli esami che si era preparata. Nella prima colonna c'era scritto: lunedì, ore 9, aritmanzia, ore 9, trasfigurazione, pranzo, ore 13, incantesimi, ore 13, antiche rune. Non è, disse Ron catuamente visto in quel periodo. L'amica teneva a esplodere quando qualcuno la disturbava. Ah, sei sicuro di aver copiato gli orari giusti? Cosa? Sbottò Hermione afferrando l'orario e osservandolo. Ma certo, serve a qualcosa chiederti come farai a sostenere due esami insieme, chiese Harry. No, rispose Hermione asciutta. Qualcuno ha visto la mia copia di numerologia e grammatica? Oh sì, l'ho presa io per leggere qualcosa prima di dormire, disse Ron molto piano. Hermione prese a sparpagliare fogli di pergamena sul tavolo in cerca del libro. In quel momento alla finestra si udì un fruscio e Hedwige entrò volando con un biglietto stretto nel becco. È di Hagrid, disse Harry. Riaprendo la busta, l'appello di Fierubecco è il 6, l'ultimo giorno degli esami, disse Hermione senza smettere di cercare il suo libro di aritmanzia. E si terrà qui, disse Harry continuando a leggere. Verrà qualcuno del Ministero della Magia e un boia! Hermione alzò gli occhi stupita. Portano il boia all'appello, ma è come se avessero già deciso. Sì, non possono, ululò Ron. Ho passato secoli a leggere per Hagrid, non possono far finta di niente. Ma Harry aveva l'orribile sensazione che fosse stato il signor Malfoy a decidere per il comitato per la sospensione delle creature pericolose. Draco, che dal trionfo di Gryffondor nella finale di Quidditch era stato insolitamente tranquillo negli ultimi giorni, aveva riacquistato un po' della vecchia sbavalderia, a giudicare da qualche sprezzante osservazione colto per il naso. Malfoy era certo che Becco sarebbe stato giustiziato e sembrava assolutamente soddisfatto di sé per essere riuscito a ottenere quel risultato. Harry riuscì a stento a trattenersi dall'imitare Hermione prendendo schiaffi Malfoy in quelle occasioni. E la cosa peggiore era che non avevano né il tempo né la possibilità di andare a trovare Hagrid, perché le nuove severe misure di sicurezza non erano state allentate e Harry non osava recuperare il mantello dell'invisibilità all'interno della strega orba. La settimana degli esami cominciò una quiete innaturale scese sul castello. Il lunedì i ragazzi del terzo anno uscirono da Trasfigurazione all'ora di pranzo, mogi e pallidi confortando i risultati e lamentandosi per le difficoltà delle prove, compresa la trasformazione di una teiera in una testuggine. Hermione riuscì a irritare tutti brontolando sul fatto che la sua testuggine sembrava più una tartaruga, cosa che era l'ultima preoccupazione di tutti gli altri. La mia aveva il beccuccio al posto della coda, che incubo! Le testuggini sbuffano vapore! Avevo il guscio decorato a foglie, credi che mi abbasseranno il voto? Poi, dopo un rapido pasto, tutti di nuovo di sopra per l'esame di incantesimi. Hermione aveva ragione. In effetti, il professor Vitius chiese loro gli incantesimi rallegranti. Nella tensione, Harry esagerò un po', tanto che Ron faceva coppia con lui e ebbe un ascesso di risatine isteriche e dovette restare rinchiuso in un posto tranquillo per un'ora, prima di essere in grado di eseguire a sua volta l'incantesimo. Dopo cena, gli studenti tornarono in fretta nelle sale comuni, non per rilassarsi, ma per ripassare cura delle creature magiche, pozioni e astronomia. Dopo, assista all'esame di cura delle creature magiche con l'aria davvero molto preoccupata. Sembrava che pensasse ad altro. Aveva preparato una grossa vasca di vermicoli per la classe e disse loro che per passare la prova il loro vermicolo doveva essere ancora vivo lì da un'ora. Dal momento che i vermicoli professarono a se lasciati a se stessi, fu l'esame più facile che avessero mai sostenuto e in più diede a Harry, Ron e Hermione la possibilità di parlare con Hagrid. Becco è un po' giù, disse Hagrid chinandosi con la scusa di controllare che il vermicolo di Harry fosse ancora vivo.
È stato rinchiuso per troppo tempo. Comunque, sapremo dopo domani, in un modo o nell'altro. Quel pomeriggio ci fu l'esame di pozioni, che fu un disastro totale. Per quanto ci avesse provato, Harry non riuscì a far addensare il suo intruglio confondente e Piton, che era rimasto lì a guardarlo con un'aria di vendicativa soddisfazione prima di allontanarsi, scarabocchiò qualcosa di terribile simile a uno zero nei suoi appunti. Poi a mezzanotte fu la volta di astronomia sulla torre più alta. Il mercoledì mattina toccò storia della magia. Harry, nel suo tema, scrisse tutto quello che Florence Fortress gli aveva raccontato sulla caccia dalle streghe del Medioevo, desiderando attentamente uno dei gelati alla cioconocciola di Fortes, visto il caldo soffocante. Il mercoledì pomeriggio ci fu erbologia alle serre, sotto un sole cocente. Poi tutti di nuovo in sala comune, con la nuca scottata, desiderare che fosse già il giorno dopo alla stessa ora, quando sarebbe stato tutto finito. Il penultimo esame, giovedì mattina, fu difesa contro le arti oscure. Il professor Lupin aveva architettato la prova più insolita che avesse mai affrontato. Una sorta di corsa a ostacoli all'aperto, in cui dovevano attraversare una piccola vasca che conteneva un avvicino, superare una serie di buche piene di berretti rossi, farsi strada lungo un sentiero nella palude ignorando i consigli maliziosi di un fuoco fauto, e infine arrampicarsi dentro un vecchio trucco e combattere contro un molliccio. «Ottimo, Harry!» mormorò Lupin con un sorriso mentre Harry usciva dal trucco. «Punteggio pieno!» Fiero del proprio successo, Harry rimase nei paraggi per vedere come se la cavano Ron e Hermione. Ron andò molto bene finché non arrivò al fuoco fauto, che riuscì a confonderlo, a farlo sprofondare fino alla vita dell'acquitrino. Hermione fece tutto alla perfezione finché non arrivò al tronco che il molliccio dentro. Dopo un minuto sbucò fuori urlando: «Hermione!» disse il professor Lupin allarmato. «Che cosa succede?» «La professoressa McGranit!» esclamò Hermione senza fiato, indicando il tronco. «Dice che sono stata bocciata in tutte le materie!» Ci vuole un po' per calmare Hermione. Quando alla fine ebbero preso il controllo di sé, lei, Harry e Ron tornarono al castello. Ron aveva ancora una certa voglia di rivedere il molliccio di Hermione, ma la lite fu sviata alla vista di ciò che le attendeva in cima alle scale. Cornelius Caramel, lievemente accaldato nel suo mantello gessato, era lì in piedi, che guardava verso il palco. Alla vista di Harry esclamò: «Buongiorno, Harry! Hai appena sostenuto un esame, suppongo. Hai quasi finito?» «Sì», rispose Harry. Hermione e Ron non avevano mai rivolto la parola al ministro della magia, indugiando imbarazzate alle sue spalle. «Bella giornata», disse Caramel gettando un'occhiata al lago. «Che peccato! Che peccato!» disse Caramel. Sospirò profondamente e guardò Harry. «Sono qui per una missione sgradevole, Harry. Il comitano per la sospensione delle creature pericolose ha richiesto un testimone per l'esecuzione di un ippogrifo rabbioso. E siccome devo già venire a Hogwarts per verificare come vanno le cose, con Black hanno mandato me. Vuoi dire c'è già stato l'appello?» lo interruppe Ron facendo un passo avanti. «No, no, è fissato per oggi. Per oggi pomeriggio», disse Caramel guardando Ron con curiosità. «Allora può darsi che lei non debba assistere a nessuna esecuzione», disse Ron ostinato. «L'ippogrifo potrebbe anche cavarsela». Prima che Caramel potesse rispondere, due dei maghi uscirono dal castello e lo raggiunsero. Uno era così vecchio che sembrava viziare davanti a loro, l'altro era alto e robusto, con sottili baffi neri. Harry si dedusse che fossero rappresentanti del comitato per la sospensione delle creature pericolose, perché il primo mago strizzò gli occhi verso la capanna di Hagrid e disse con voce acuta: «Cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Alle due, è vero, Caramel?» Il mago con i baffi neri stava sperando qualcosa che gli prendeva dalla cintura. Harry guardò meglio e vide che faceva scorrere il grosso pollice sulla lama di un'ascia lucente. Ron aprì la bocca per dire qualcosa, ma Hermione gli diede una gomitata e fece un cenno verso la sala d'ingresso. «Perché mi ha interrotto?» disse Ron furioso mentre entravano nella sala grande per il pranzo. «Li hai visti? Hanno già l'ascia pronta! Questa non è giustizia!» «Ron, tuo padre lavora per il ministero, non puoi rivolgerti con quel tono al suo capo», disse Hermione, ma anche lei era sconvolta. «Se questa volta Hagrid si controlla e discute il caso come si deve, non possono giustiziare Piero Becco». Mary sapeva che Hermione non credeva veramente a quello che diceva. Tutto attorno a loro i ragazzi parlavano animatamente, aspettando allegri la fine degli esami quel pomeriggio. Ma Harry, Ron e Hermione, preoccupati per Hagrid e Piero Becco, non li limitarono. L'ultimo esame di Harry e Ron era divinazione, quello di Hermione è babbologia. Salirono insieme la scalinata di marmo, Hermione li salutò al primo piano e Harry e Ron salirono fino al settimo, dove molti della loro classe erano seduti sulla scala a chiocciola che portava all'aula della professoressa Kuman, impegnata a un ripasso affannoso dell'ultimo minuto. «Ci vuole vedere uno alla porta», l'informò Neville mentre si sedeva vicino a lui. Aveva svelato il futuro aperto in grembo alle pagine indicate alla lettura della sfera di cristallo. «Qualcuno di voi ha mai visto qualcosa in una sfera di
cristallo? Chiese loro con aria infelice. No, disse lo sbrigativo, continuava a guardare l'orologio. Harry sapeva che contava i minuti che mancavano all'inizio dell'appello di Fierobecco. La coda di persone davanti alla classe si accorciava molto lentamente. Tutte le volte che uno di loro scendeva dalla scaletta d'argento, i gatti chiedevano in un sussurro: che cosa ti ha detto? È andata bene? Ma tutti si rifiutarono di rispondere. Dice che la sfera di cristallo le ha detto che se parlo mi capiterà una cosa terribile, squittì Neville mentre scendeva le scale diretto verso Harry e Ron, che ora erano sul pianerottolo. Comodo, disse Ron sprezzante. Sto cominciando a pensare che Hermione avesse ragione a proposito di quella, e puntò il pollice verso la botola in alto. È davvero una vecchia impostura. Sì, disse Harry guardando una sua volta l'orologio. Erano le 2:00. Vorrei che si sbrigasse. Cali scese raggiante di orgoglio. Dice che ho tutti i requisiti di una vera veggente, dichiarò Harry e Ron. Ho visto un mucchio di cose. Beh, buona fortuna. E cose giù per la scala a chiocciola incontro a lavanda. Ronald Weasley, disse la familiare voce velata sopra le loro teste. Ron fece una smorfia rivolta e sparì su per la scaletta d'argento. Harry era l'ultimo rimasto, sedette per terra la schiena contro il muro, ascoltando una mosca che ronzava contro la finestra inondata di sole, il pensiero al di là del parto con Hagrid. Alla fine, dopo una ventina di minuti, i grossi piedi di Ron ricomparvero sulla scala. Com'è andata? Gli chiese Harry alzandosi. Uno schifo, rispose Ron. Non ho visto niente, così mi sono inventato qualcosa. Non credo di averla convinta comunque. Ci vediamo nella sala comune, mormorò Harry mentre la voce della professoressa Kuman chiamava Harry Potter. Harry Potter? La stanza della torre era più calda che mai. Le tende erano tirate, il fuoco acceso, il solito aroma nauseante fece tossire Harry, mentre inciampava nella folla di sedie e tavoli fino a raggiungere la professoressa Kuman, che lo aspettava seduto davanti a una grossa sfera di cristallo. «Buona giornata, mio caro», disse con voce dolce. «Se gentilmente vuoi guardare nell'occhio, fai pure con calma, poi dimmi che cosa vedi». Harry si chinò sulla sfera di cristallo e la fissò più intensamente che poteva, nella speranza che gli mostrasse qualcosa oltre alla solita nebbia bianca vorticante, ma non successe nulla. «Allora», lo esortò la professoressa Kuman, «che cosa vedi?». Il calore era soffocante e le narici di Harry bruciavano per il fumo profumato che si alzava dal fuoco. Pensò a quello che aveva appena detto Ron, decise di fingere. Disse, una forma oscura. A cosa assomiglia? Sussurrò la professoressa Kuman. Pensaci. Harry si concentrò e gli venne in mente Fierobecco. A un ipogrifo, disse deciso. Davvero? Bisbigliò la professoressa Kuman, scarabocchiando bruscamente sulla pergamena che teneva in bilico sulle ginocchia. Ragazzo mio, forse vedi le conseguenze dei guai del povero Hagrid con il ministero della magia. Guarda meglio, ti sembra che l'ipogrifo abbia la testa? Sì, disse Harry in tono fermo. Sicuro? Sicuro? Insistette la professoressa Kuman. Sei sicuro, caro? Non lo vedi quando ci si atterra magari con una sagoma scura che brandisce l'ascia dietro di lui? No, disse Harry, che cominciava ad avvertire un vago malessere. Niente sangue. Hagrid non piange. No, rispose Harry, disposto ad andarsene da quella stanza dal calore. Sta bene adesso. Vola via. La professoressa Kuman sospirò. Beh, caro, credo che ci fermeremo qui. Un po' deludente, ma sono certa che hai fatto del tuo meglio. Sollevato, Harry si alzò, prese la borsa e fece per andarsene, ma poi una voce alta e dura parlò alle sue spalle. Cadrà questa notte! Harry si voltò, la professoressa Kuman si era irrigidita sulla sedia, lo sguardo perso e la bocca tremante. Come? Disse Harry, ma la professoressa Kuman parve non sentirlo, i suoi occhi si rovesciarono. Harry rimase lì spaventato, sembrava che lei stesse per avere una specie di attacco. Esitò pensando di correre fino all'infermeria. Poi la professoressa Kuman parlò di nuovo con quella voce dura così diversa dal solito. Il signore oscuro è solo senza amici, abbandonato dai suoi seguaci, il suo servo è rimasto in catene per 12 anni. Questa notte, prima di mezzanotte, il servo si libererà, cercherà di unirsi il signore oscuro giorgerà con l'aiuto del servo più grande e più orribile che mai. Questa notte, prima di mezzanotte, il servo si libererà per unirsi al padrone. La testa le ricadde sul petto, l'insegnante mise una sorta di grugnito, poi all'improvviso la sua testa si alzò. Mi dispiace tanto, caro ragazzo, disse l'insegnante. Deve essere il caldo, sai, mi sono addormentata. Harry continuò a guardarla. C'è cosa che non va, mio caro. Lei mi ha appena detto che il signore oscuro risorgerà, che il suo servo sta per tornare da lui. La professoressa Kuman parla decisamente stupita. Il signore oscuro? Colui che non deve essere nominato? Mio caro ragazzo, non è una sola quella che si può scherzare, risorgerà addirittura. Ma l'ha detto
lei un momento fa ha detto che il signor Oscuro ti deve essere subito anche tu, caro, disse la professoressa Kuman. Non avrei mai la presunzione di prevedere una cosa così inverosimile. Harry discese dalla scaletta e la scala a chiocciola stupefatto. Aveva appena ascoltato la professoressa Kuman formulare una vera profezia. O forse aveva solo pensato di concludere l'esame con una scena impressionante? 5 minuti dopo, superabito da sorveglianza verso l'ingresso della torre di Grifondoro, con in mente l'eco delle parole della professoressa Kuman. I compagni lo incrociarono diretto alla parte opposta, ridendo e scherzando, puntando verso i prati per un po' di quella libertà lungo agonata. Quando Harry ebbe superato il buco del ritratto e rientrò nella sala comune, lo trovò quasi deserto. In un angolo però c'erano Ron e Hermione. La professoressa Kuman, esclamò Harry ansante, mi ha appena detto... Ma si interrompe di colpo alla vista dietro le loro facce. Fierobecco ha perso, disse Ron pianissimo. Hagrid ha appena mandato questo, disse il biglietto di Hagrid questa volta era asciutto, senza macchie di lacrime, ma la sua mano doveva aver tremato mentre scriveva, tanto che il messaggio si leggeva a stento. Appello perso, esecuzione al tramonto, nulla da fare, non venite, non voglio che vedete, Hagrid. Dobbiamo andare, disse subito Harry. Non può stare là seduto da solo ad aspettare il boia. Al tramonto però, disse Ron che guardava nel vuoto fuori dalla finestra. Non ci daranno mai permesso, specialmente a te, Harry. Harry si prese la testa delle mani riflettendo. Se solo avessimo il mantello dell'invisibilità. Dove? Chiese Hermione. Harry le disse di averla lasciato nel passaggio sotto la strega orba. Se Peter mi trova un'altra volta da quelle parti, finiscono i guai, è sul serio, concluse. È vero, disse Hermione alzandosi. Se vedete, come si fa ad aprire la gobba della strega? Devi dare un colpo di bacchetta e dire dissendium, rispose Harry. Ma Hermione non attese il resto della frase, attraversò la stanza, aprì con una spinta il ritratto della signora grassa e sparì dalla loro vista. Non sono andata a prenderlo, disse Ron attonito. E invece sì, Hermione tornò un quarto d'ora dopo con il mantello argenteo, piegato con cura e nascosto sotto gli abiti. Hermione, non so cosa ti prende ultimamente, disse Ron sbalordito. Prima qui chi Malfoy, poi pianti la lezione della Kuman. Hermione parve piuttosto lusingata. Scesero a cena come tutti gli altri, ma alla fine non tornarono nella torre di Grifondoro. Harry aveva nascosto il mantello sotto i vestiti, doveva tenere le braccia incrociate per nascondere il rigonfio. Si infilarono in una stanza vuota accanto alla sala d'ingresso in ascolto, finché non furono certi che fosse deserta. Sentirono ancora qualcuno alla sala d'ingresso di corsa e una porta che sbatteva. Hermione fece capolino alla porta. Ok, sussurrò, non c'è nessuno, il mantello, presto! Camminando molto vicino in modo che nessuno li vedesse, attraversarono l'ingresso in punta di piedi coperti dal mantello. Poi scesero i gradini di pietra fino al prato. Il sole già calava dietro la foresta proibita, spruzzando d'oro le cime degli alberi. Raggiunsero la capanna di Hagrid e bussarono. Il guardia cazza ci mise un po' a rispondere. Quando lo fece, guardò intorno e cercò il visitatore pallido e tremante. Siamo noi, disse sibilò Harry. Abbiamo addosso il mantello dell'invisibilità. Facci entrare, così possiamo levarcelo. Non dovevate venire, mormorò Hagrid. Ma fece un passo indietro e i tre entrarono. Hagrid chiuse in fretta la porta. Harry si sfilò il mantello. Hagrid non piangeva né si gettò al collo di nessuno. Sembrava che non sapesse dove si trovava, che cosa doveva fare. Una disperazione la sua, e che era peggio delle lacrime. Volete del tè? Disse. Le sue manome tremavano afferrando il bollitore. Dov'è Fierobecco, Hagrid? Chiese Hermione esitante. L'ho portato fuori, rispose Hagrid versando un po' di latte sul tavolo mentre riempiva il bricco. È legato nell'orto delle zucche. Ho pensato che doveva vedere gli alberi e respirare l'aria buona prima di... La mano di Hagrid tremava così forte che il bricco del latte gli scivolò tra le dita e finì in 1000 pezzi. Ci penso io, Hagrid, disse rapido Hermione affrettandosi a ripulire. C'è un altro nella credenza, disse Hagrid sedendosi e asciugandosi la fronte sulla macchina. Harry guardò Ron, che gli istituì lo sguardo desolato. Non c'è niente che si possa fare, Hagrid, chiese Harry risoluto prendendo posto accanto a lui. Silente? Ci ho provato, disse Hagrid. Non ha il potere lui di annullare quello che decide il comitato. L'ha detto a loro che Fierobecco è a posto, ma hanno paura. Lo sapete come Lucius Malfoy. Li ha minacciati, credo io. E il boia, McNair, è un vecchio amico di Malfoy, ma farà in fretta e io gli starò vicino. Hagrid deglutì. I suoi occhi sfrecciarono da parte all'altra della capanna in cerca di un prigione di speranza e di conforto. Silente verrà quando succede. Mi ha scritto questa mattina. Dice che vuole star con me. Grand'uomo, Silente. Hermione, che stava cercando la credenza di Hagrid, si lasciò sfuggire un piccolo singhiozzo soffocato. Si raddrizzò con l'altro bricco in mano, lottando per trattenere le lacrime. Anche noi resteremo con te, Hagrid, esclamò. Ma Hagrid scosse il testone arruffato. Voi dovete tornare al castello. Ve l'avevo detto. Non voglio
buio che voi vedete, non dovete essere qui comunque. Se il caramel è silente e vi trovano fuori, senza permesso, Harry, sono guai grossi! Lacrime silenziose solcavano il viso di Hermione, che cercò di non farsi vedere da Hagrid dandosi da fare per preparare il tè. Poi, mentre prendeva la bottiglia del latte per versarne un po' nel bricco, si lasciò sfuggire uno strillo. «Ron, io non posso crederci! È grossa!» Ron lo guardò a bocca aperta. «Ma cosa stai dicendo?» Hermione posò il bricco sul tavolo e lo lasciò con uno squittio disperato. Agitando lentamente le zampe nel tentativo di tornare dentro, il topo crosta scivolò sul tavolo. «Crosta!» esclamò Ron strepato. «Crosta, che cosa ci fai qui?» Afferrò il topo e si contorceva tutto e lo sollevò. Crosta aveva un aspetto orribile, era più magro che mai. Grosse chiazze di pelle erano cadute lasciando ampie macchie rosate e si rimaneva tra le mani di Ron, cercando disperatamente di liberarsi. «Va tutto bene, Crosta!» disse Ron. «Niente gatti, nessuno ti farà del male!» Anche se si alzò discato e gli occhi puntati alla finestra, il suo viso, di solito rubicondo, era diventato color pergamena. «Arrivano!» Harry e Ron e Hermione si voltarono di scatto. Un gruppo di uomini scendeva i gradini del castello. Davanti c'era Albus Silente, la barba d'argento che scintillava nel sole morente. Vicino a lui tutelava Cornelius Caramel, li seguiva il vecchio fragile membro del combinato e il boia McNair. «Potete andare!» disse Harry, tremava tutto. «Non devono trovarvi qui! Andate adesso!» Ron si filò Crosta in tasca e Hermione prese il mantello. «Vi faccio uscire dalla porta sul retro», disse Hagrid. Lo seguirono fino all'ingresso sul retro. A Harry parve tutto stranamente irreale, tanto più quando vide Firobrey collegato a un albero nell'orto delle zucche di Hagrid. L'ippogrifo sembrava aver capito che stava per succedere qualcosa. Voltò la testa affilata da un'altra parte, dall'altra raspò il terreno nervosamente. «Va tutto bene, Becco», disse Hagrid dolcemente. «Tutto bene». Si voltò verso Harry, Ron e Hermione. «Andate!» disse. «Andate!» Ma i tre non si mossero. «Hagrid, non possiamo! Diremo loro che cosa è successo veramente! Non possono ucciderlo!» «Andate!» esclamò Hagrid deciso. «È già abbastanza brutto senza che finite tutti nei guai!» Non avevano scelta. Mentre Hermione gettava il mantello sopra Harry e Ron, sentirono delle voci davanti alla capanna. Hagrid guardò il punto in cui erano appena spariti. «Andate, svelti!» disse con voce ronca. «Non dovete sentire!» E tornò dentro la capanna mentre qualcuno bussava alla porta davanti. Lentamente, una sorta di orribile trance, Harry, Ron e Hermione fecero in silenzio il giro della casa di Hagrid. Quando giunsero dall'altra parte, la porta davanti si chiuse con un colpo secco. «Vi prego, muoviamoci!» sussurrò Hermione. «Non lo sopporto, non ce la faccio!» Presero a risalire il prato verso il castello. Ora il sole calava rapido. Il cielo era diventato di un grigio chiaro striato di viola, ma verso ovest c'era un bagliore rosso rubino. Ron si fermò di colpo. «Oh, ti prego, Ron!» esordì Hermione. «È Crosta! Non vuole stare tranquillo!» Ron si chinò cercando di trattenere Crosta dentro la tasca, ma il topo era fuori di sé. Squitteva come un pazzo, si agitava e si divincolava cercando di affondare i denti nella mano di Ron. «Crosta, sono io, stupido, sono Ron!» sibilò. Sentirono una porta aprirsi alle loro spalle e il suono di alcune voci maschili. «Oh, Ron, muoviamoci, ti prego, stanno per farlo!» sussurrò Hermione. «Ok, Crosta, stai buono!» Proseguirono Harry come Hermione cercò di non pestare alle orecchie le voci alle loro spalle. Ron si fermò di nuovo. «Non riesco a tenerlo fermo! Crosta, stai zitto, ci sentiranno!» Il topo squittiva selvaggiamente, ma non abbastanza forte da coprire i rumori che arrivano nel giardino di Hagrid. Si udì un intreccio di sentivo di voci maschili, poi venne il silenzio. Poi, senza preavviso, l'inconfondibile sibilo di un'ascia seguito da un tonfo. Hermione barcollò. «L'hanno fatto!» sussurrò Harry. «Io non ci posso credere! L'hanno fatto!»